Menad, in viaggio con le donne della riforma. Questo è il titolo del presinodo 2017 che è stato organizzato congiuntamente tra la Federazione Donne Valdesi Metodiste, la Federazione Donne Evangeliche in Italia e la Federazione Giovanile Evangelica in Italia. Una giornata in cui si è scelto di dare spazio, attenzione, a sei donne che sono state protagoniste nella vita sociale, politica del passato, ma anche nello sviluppo della riforma protestante. Diamo quindi la voce alle protagoniste di questa giornata. Io vi racconto lei, che è Marie Durand, una prigioniera ugonotta del Settecento francese che ha vissuto 38 anni nella Torre di Costanza, che si trova a Aigues-Mortes, alle foci del Rodano. E lei è diventata il simbolo della resistenza ugonotta francese, ma anche in generale un simbolo più ampio della resistenza di molte donne e di molti uomini. Quello che lei comunica come messaggio principale è appunto la parola resistenza. Lydia Poët è stata la prima donna italiana a laurearsi in giurisprudenza, quindi avvocata. Era delle nostre valli, in particolare della Val Germanasca, in una piccola borgata del comune di Perrero. Io credo che la sua principale dote sia proprio stata la sua caparbietà, la voglia di arrivare dove il suo pensiero voleva arrivare. Lei è Caterina von Bora, la moglie di Martin Lutero, che ha lasciato la sicurezza del convento, infatti lei era una monaca, scappando da questo convento perché impressionata dalle idee che erano penetrate dove era, da Lutero, e quindi ha voluto lasciare questa sicurezza e con coraggio è riuscita ad andare via da quel convento per poi in seguito poi sposare anche Lutero. Una donna che veramente è stata quello che potremmo dire un aiuto convenevole per suo marito, perché veramente l'ha sostenuto in tutto ciò che lui ha fatto, ha detto. Io rappresento Elizabeth Cady Stanton, la moglie di Henry Stanton, che è un avvocato, un giovane avvocato. Un giorno del 1840 siamo andati a Londra per partecipare a un convegno contro lo schiavismo. Non mi hanno fatto entrare perché sono una donna. Perciò sono stata molto molto arrabbiata, ho incontrato altre donne che anche loro sono stati respinte per entrare in questo congresso, e in quel punto lì abbiamo cercato di organizzare un congresso delle donne per far vedere che abbiamo anche il nostro diritto. Elizabeth Dirks è una rappresentante della riforma radicale, è una donna anabattista, venne arrestata nel gennaio 1549 e venne sottoposta a tortura per farla confessare, per farle indicare i nomi dei suoi compagni e di chi l'aveva battezzata, e fino a marzo 1549 resistette alle torture e agli interrogatori senza mai cedere. Nel marzo 1549 venne condannata a morte e annegata. Eleanor Roosevelt è una persona particolarmente importante per il mondo della fede, ma soprattutto per il mondo civile. Si è interessata molto ai diritti delle donne, degli afroamericani e degli esseri umani. Una delle sue caratteristiche principali è stato quello di combattere perché tutte le persone avessero la possibilità di avere le stesse opportunità. Come è nata questa collaborazione con la Federazione Donne Evangeliche in Italia e con la Federazione Donne Valdesi Metodiste? Quest'anno, nel 2017, in occasione del 500° della riforma, a Milano è stata organizzata una giornata nel mese di marzo, e in quell'occasione sia io che Dora siamo state relatrici e abbiamo anche raccontato il percorso sul genere che l'AFJ, e nel caso ovviamente dell'AFJ il percorso di tutto il 40 anni della federazione. Abbiamo pensato che poteva essere un momento importante, il presinodo, come momento anche di raccolta dei giovani e delle donne, e così è nata questa promenade che appunto si occuperà anche attraverso delle attività di ripercorrere alcuni dei punti cruciali di questo percorso comune, che si basa sulla fede comune in Cristo, sulla testimonianza e direi anche sulla cura delle relazioni sulle quali si basano anche i nostri percorsi.